Ragazzi, sentite che emozione, oggi siamo qui in Vaticano in attesa di andare in udienza da Papa Francesco, un privilegio assoluto direi, e appunto oggi sono venuto qui con degli amici, con Amedeo Minghi, che appunto ormai è un habitué qui del Vaticano, soprattutto ai tempi di Karol Wojtyla. Ve lo faccio vedere Amedeo, che sta qui. Anche lui in attesa, guardate la gente, qui le persone cominciano ad entrare. Noi diciamo siamo stati fortunati nel senso che abbiamo l'invito, diciamo, il biglietto. Mauro, facciamo vedere questo biglietto, l'invito, guardate quanto è bello. Incontro con il Santo Padre. Incontro con Francesco, il Santo Padre non si scrive Santo Padre, Papa, no? Francesco, Amedeo? Stavo registrando anche questo coro che cantava, stavo vedendo queste suorine che si appropinquano ad entrare. Noi ci fermiamo ancora qualche minuto, il tempo di fumare un po' il sigaro, ancora c'è tempo. L'udienza a che ora inizia, Mauro? Alle 10? Alle 10. No? Alle 10, adesso sono le 8.35, siamo qui in largo anticipo. Amedeo, come diceva Minghi, oggi ci abbronzeremo perché siamo qui all'aperto. Ma secondo me dovremmo anche organizzarci una bottiglietta d'acqua. La bottiglietta, ma il Magico Croce la darà, dai. Difficile, sì. Abbiamo anche il nostro grande scultore Prevedel, Luigi Prevedel, che ha delle mani d'oro direi, che oggi in realtà Luigi sei qua prevalentemente perché regali, donerai una tua scultura a Papa Francesco, al Vaticano. Esatto, è una cosa per me incredibile essere qua. Non avrei mai pensato con la mia seconda opera in realtà di essere qua, un'emozione incredibile. È la seconda opera, soltanto la seconda. Inutile, io vorrei farvi vedere un'immagine della scultura del maestro Prevedel, che è veramente il nostro amico Vittorio Sgarbi lo ha definito come, Mauro? Ho detto che sei un pazzo scatenato, un pazzo. No, Michelangelo. Detto, un Michelangelo vivente. Vivente. Mi fai vedere al volo una semplice immagine della scultura che il nostro scultore trentino Luigi Prevedel quest'anno regalerà a Papa Francesco. Che ritrae che cosa? L'immagine, eccola, ve la faccio vedere, non so se si inquadra, si inquadrano? Ecco qua, c'è il riflesso, ecco, si vede adesso. Raffigura praticamente cosa? Il bambino? Raffigura il bambino trovato sulla spiaggia 3 anni fa, morto nella tragedia del mare. E praticamente questo bambino ho voluto scolpirlo così come è stato trovato sulla spiaggia, fra l'acqua e la sabbia, immobile com'era. E però la ritenevo una scultura povera, solo rappresentando questo bambino. Così ho affiancato, perché io la vedo in modo soggettivo e quindi la mia scultura dopo dipende da chi la vede, perché è una cosa soggettiva. Ho voluto rappresentare l'angelo perché è mandato dal Signore sulla terra e con un velo. Questo angelo, quando arriva vicino al bambino, si inginocchia e chiede al Signore come mai ha fatto cadere una tragedia del genere. E non riceve risposta dal Signore, perché lui l'ha solo mandato per portare a sé l'anima e il corpo del bambino. Però il si dispera e piange, e questo pianto l'ho voluto fare in modo che non sia un pianto da bambino, perché il bambino sarebbe innocente e non capisce ancora, data l'età, la tragedia che è avvenuta. È un pianto da adulto, quindi è un pianto diverso, è un pianto straziante, e quindi lui
si lascia andare in questa grande emozione, però il bambino rimane così come è stato trovato. Quello che hai detto è davvero emozionante, Luigi. Andiamo, dobbiamo entrare, ci stanno chiamando. Vi salutiamo, ciao a tutti.